Buonasera, buonasera mister. Allora, era sicuramente una partita difficile, innanzitutto per il terreno di gioco che non consentiva di esprimersi al meglio ad entrambe le squadre. Una partita sporca, l'Avellino ha trovato subito il vantaggio, poi forse non ha avuto la forza di chiuderla, a merito anche del Carpi che è rimasto in partita fino alla fine. E con Bakogu, o è stata un'autorete di Ngawa, adesso non è chiarissimo, l'ha raddrizzata. Le cose migliori il Carpi le ha fatte vedere proprio poi negli ultimi 10 minuti, rinvigorito dal pareggio. Sì, mi ha fatto vedere qualcosa in più, che però aveva già, si era già intravisto dalla fine del primo tempo. Abbiamo spinto e sicuramente non abbiamo mollato. Il secondo tempo è iniziato molto forte, non era facile con queste condizioni atmosferiche, con la forza dell'Avellino, e riprendere una partita come questa. L'abbiamo ripresa e alla fine ci abbiamo anche creduto nel vincerla, tenendoli là, non abbassandoci, non concedendo niente. Quindi sono contento di questo punto, ma sono ancora più contento del fatto della reazione della squadra, che è il fatto che non abbia mollato, e soprattutto della prestazione. 2-1, il campionato del Carpi a ridosso delle posizioni playoff, e quello dell'Avellino in questo momento deve guardare più alla zona playout, ma la classifica è cortissima. Potrà secondo lei dire la sua anche in ottica prime 8 l'Avellino? Ma sì, è un campionato talmente strano, un campionato talmente anomalo, che vanno mantenuti gli equilibri, soprattutto di serenità nell'ambiente quando ci sono questi periodi un po' negativi. E quindi tutto può succedere, perché l'Avellino c'è un grande allenatore e secondo me c'è anche una grande squadra, quindi basta ritrovare la serenità e tutto può accadere. Campionato del Carpi invece? Ah, non siamo al di sopra di ogni aspettativa, però siamo contenti, c'ho a disposizione degli splendidi ragazzi che ce la mettono tutta e sono contentissimo. Le passo l'auricolare per una domanda flash dallo studio, davvero un minuto, Carmine, prego. Sì. Che liberiamo Calabro. Mister, intanto complimenti, perché lei è un tecnico emergente, sì, sta buonasera. Lavorando benissimo con il Carpi. Le chiedo anche di un altro giocatore che sembra davvero in rampa di lancio, che è Malcore, ma che oggi ha tirato via già al 45esimo. No, ma non è stato un cambio tattico, non è stato un cambio per la prestazione. Avevamo bisogno di allungare la squadra avversaria, avevo bisogno di giocatori con caratteristiche completamente diverse, quindi soltanto per questo motivo. Benissimo. Grazie.